Ti chiederei dunque di delinearci a grandi linee i temi portanti, la struttura portante del tuo libro, per poi passare a discutere i nodi essenziali di quella che tu definisci la metafisica greca del limite. Minima Mercatalia è anzitutto, nel suo complesso, un tentativo di periodizzazione filosofica del capitalismo, perché ad oggi esistono molte periodizzazioni storiche, molte periodizzazioni sociologiche, e vi è invece una carenza generale di periodizzazioni filosofiche del capitalismo, cioè periodizzazioni che tengano certo conto dell'elemento storico, dell'elemento sociologico, ma che diano la preminenza teorica all'elemento filosofico. Non a caso il sottotitolo dell'opera Minima Mercatalia è Filosofia e Capitalismo, un tentativo cioè di utilizzare un sistema filosofico per rileggere il capitalismo nella sua evoluzione coestensiva rispetto alla modernità. Il libro muove da un presupposto, come vedremo, hegeliano, e riprende l'impianto teorico della storia dell'etica di Costanzo Preve. Il capitalismo, così come viene delineato in Minima Mercatalia, è analizzato secondo una periodizzazione tripartita, corrispondente cioè a un momento astratto, a un momento dialettico e infine a un momento speculativo. Il presupposto su cui il libro si regge è quello secondo cui il capitalismo nel suo complesso può essere compreso fecondamente come fenomeno filosofico, e cioè il capitalismo non deve essere inteso come un momento puramente economico, secondo larga parte delle interpretazioni oggi dominanti, in cui per larga parte lo stesso marxismo si è identificato, ma al contrario il capitalismo deve essere studiato a partire da un principio filosofico, che permette appunto di comprendere che cosa sia il capitalismo a prescindere dalle trasformazioni a cui è andato incontro nel corso del tempo. E questo principio filosofico, se vogliamo definirlo così, è il principio per cui il capitalismo è la prima società della storia umana in cui domina il principio della illimitatezza, laddove invece tutte le fasi precapitalistiche della storia umana erano caratterizzate dal principio della finitudine, del limite. Il capitalismo, cioè, è esigenza di illimitata crescita, di profitto, di accumulazione, di valore, di ricchezza. È il trascendimento costante di ogni limite, è la fatica sisifea dell'arricchimento illimitato. Questo è il presupposto filosofico di partenza. E l'impianto hegeliano è strutturato in maniera tale per cui il capitalismo, nella sua fase astratta, si autopone, momento autoctico dunque, si autopone superando ogni metafisica del limite. Il capitalismo da subito si pone in essere come un sistema dell'illimitatezza. Solo così si spiega del resto la passione moderna per l'infinito, il passaggio cioè dal mondo chiuso all'universo infinito, l'idea della perfettibilità illimitata, l'idea dell'illimitatezza della produzione e dell'accumulo. Il mondo premoderno era invece un mondo della finitudine. Non a caso il secondo capitolo di Minima Mercatalia è integralmente dedicato, in forma contrastiva rispetto al capitalismo, al mondo greco, alla metafisica greca del limite e della misura, metron e peras. Cioè l'idea fondamentale che ho provato a mettere a fuoco nel secondo capitolo è quella di neutralizzare il dispositivo ideologico con cui il capitalismo oggi pretende di naturalizzarsi e di presentarsi come un modo naturale, perché eterno, insito nella natura umana, di produrre, pensare e abitare il mondo. Il mondo greco tematizzava infatti il limite, la misura, era una metafisica della misura. Tutto il pensiero greco, al di là delle differenze, delle notevoli diversità tra un pensatore e l'altro, tra una fase e l'altra del pensiero, fra una polis e un'altra polis, era caratterizzato da una funzione simbolica collettiva che è quella della misura. Tutto il pensiero greco si situa nell'orizzonte della giusta misura. Questo vale naturalmente per i filosofi che, al di là della loro irriducibilità reciproca, pensano sempre all'interno della giusta misura. In maniera paradigmatica Aristotele, ad esempio, che nel primo libro della Politica distingue fra crematistica ed economia, intendendo l'economia come la riproduzione dei bisogni finiti dell'oikos, della famiglia, della casa limitata, e la crematistica invece come forma degenerata di economia in cui non si produce più per soddisfare i bisogni, ma si produce per alimentare la fatica sisifea dell'arricchimento illimitato, la produzione illimitata di cremata, di beni e ricchezze.
ma poi anche il sistema di pensiero greco pone in essere quella poderosa opera che è la tragedia, in cui l'elemento tragico scaturisce dal trascendimento dei giusti limiti. La hubris, cioè la tracotanza come superamento del giusto limite, che fa scaturire l'evento tragico. Quando l'uomo supera i propri limiti, ecco che nasce la tragedia. Ma allo stesso modo la commedia, apparentemente la forma opposta, è segretamente complementare alla tragedia, perché anche nella commedia viene messo in scena il trascendimento del giusto limite. I personaggi di Aristofane ci fanno ridere perché perdono il controllo del limite, precipitano in situazioni illimitate che portano il pubblico alla risata, e quindi a prendere atto del fatto che la vita umana deve mantenersi all'interno di un giusto limite.